Sono giornate caldissime di calciomercato, una Juventus scatenata sul mercato, si sta muovendo su vari fronti e oggi abbiamo il piacere e l'onore di parlarne con Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta di Sport Italia, insomma, un giornalista a 360 gradi che abbiamo il piacere di avere qui su FCM News Sport. Ciao Giovanni e buongiorno. Ciao, ciao, grazie, ben trovato, un piacere. E allora andiamo alle notizie perché sono tante, perché ci sono parecchie cose da dire. Chi segue Giovanni sulle varie piattaforme dove poterlo trovare sa che ci sono tante novità. Tra l'altro, vi ricordo qui sotto in descrizione trovate anche il link del canale YouTube di Giovanni. Andatelo a seguire, iscrivetevi al suo canale perché lì troverete tante, tante novità sulla Juventus, sul calciomercato, ma in generale sulla Juventus. Ecco, però andiamo a questa Juventus, perché si muove bene, devo dire, a me sembra fino ad oggi quella che si può definire la cosiddetta regina del mercato, ma è un mercato che ancora non è finito. E allora, in questo momento la Juve dove si sta concentrando? Più sul centrocampo o sulla difesa? E ti dico, in difesa, è davvero Todibò l'uomo giusto? Perché si è parlato addirittura di un accordo con il ragazzo. Cosa mi dici la trattativa tra Juve, Todibò, Nizza, ecco? Sì, Todibò e la Juve hanno già un accordo sulla base di un paio di milioni a stagione, quindi siamo già all'intesa col calciatore. Non basta evidentemente il sì del difensore francese che piace tanto a Motta e ai suoi collaboratori che hanno fatto uno studio specifico su ciò che sarebbe tornato utile in linea difensiva anche in luce alle caratteristiche degli altri difensori a disposizione. Siamo in una fase di studio in questo precampionato, Thiago Motta vuole vedere Jalò e Gatti immaginandoli terzini nella collocazione iniziale, così come al centro della difesa, oltre a Bremer, serve un centrale con determinate caratteristiche. Diciamo subito che Todibò è un giocatore ben diverso rispetto a Calafiori. È più difensore, più marcatore e non è un giocatore che andrà a prendersi i compiti di regia così come faceva a Calafiori. Probabilmente quel lavoro lì lo farà un altro giocatore nella struttura della difesa juventina. D'altronde, Calafiori è un prodotto di Thiago Motta a stagione in corso. L'estate scorsa, quando è arrivato, non faceva quello che fa adesso grazie alla stagione che ha vissuto al Assolutamente. Bologna e quello che abbiamo visto in nazionale e all'europeo. Secondo me è un'altra fase in più. È chiaro che è stato il primo obiettivo per tanto tempo della Juventus, aveva anche un'intesa di massima sull'ingaggio, ma quando il Bologna ha deciso di chiudere i fronti di mercato con la Juve e l'Arsenal ha portato l'asta ai 50 milioni, insomma, è diventato tutto difficile per la Juventus. Todibò, ti confermo che è il primo obiettivo e anche nei tempi non saremo, secondo me, lunghi, anche perché la Juventus adesso deve cedere almeno un giocatore per sbloccare la seconda fase del mercato e se è vero che fin qui si è concentrata sul centrocampo e Koopmeiners resta l'altro grande obiettivo, per il difensore credo si voglia agire con una certa priorità. Ecco, abbiamo parlato di accordo con il giocatore, però chiaramente per poter definitivamente sbloccare la trattativa serve l'accordo con il Nizza, con cui tra l'altro hai già trattato per le situazioni precedenti di mercato. Ecco, la valutazione in questo momento che ne fa il Nizza qual è? Perché inizialmente si parlava di 40 milioni, poi si è parlato di 25, addirittura si era parlato dell'inserimento di qualche contropartita. Ecco, secondo te alla fine su che cifre si può eventualmente chiudere questo affare di un Todibò che sembra comunque in uscita, perché un mese fa era praticamente venduto allo United, poi sappiamo come è andata a finire, quindi evidentemente il giocatore è, non dico sul mercato, ma comunque destinato a lasciare la Ligan. No, il Nizza lo ha messo sul mercato, quindi è un po' una situazione simile a quella di Thuram. La questione è che era un'operazione fatta col Manchester United e che è stata bloccata dalla UEFA, perché i due club hanno la stessa proprietà e partecipano alla stessa competizione europea. La valutazione, secondo me, era anche un po' esagerata. E quindi, insomma, è stata un'operazione bloccata in chiusura per tutta una serie di anomalie che a mio avviso
resteranno lontane rispetto all'operazione che sta provando a portare a termine la Juventus. Io credo la valutazione sia attorno ai 25 milioni finiti. Significa che la Juventus proverà a chiudere con alcune contropartite tecniche, per quello che mi risulta, anche perché le indiscrezioni che ho raccolto negli ultimi giorni mi portano a dire che i rapporti tra Juve e Nizza non si sono interrotti nonostante la chiusura dell'operazione Turam. Quindi, evidentemente, già nella fase di chiusura della trattativa Turam si sono create le condizioni per parlare anche di Todibo. Dopodiché, c'è un interesse da parte del Nizza su alcuni giovani della Next Gen della Juventus che vede nel proprio futuro il club francese potendoli valorizzare nell'ottica di rivendita. E secondo me dobbiamo fare attenzione a un paio di nomi. Nonge, che era venuto fuori nei discorsi per Thuram, e credo anche Muaremovic, che è un giocatore che ormai ha terminato il suo percorso di formazione in seconda squadra, è un nazionale bosniaco, credo abbia una grande prospettiva. Tenerlo alla Juve per fare il quinto o il sesto di reparto avrebbe poco senso. Prestarlo è un'ipotesi, però in questo momento per Muaremovic possono arrivare offerte interessanti per una vendita e di conseguenza il club credo le prenderà in considerazione. E da questo punto di vista, Todibo andrebbe ad arricchire sicuramente il reparto difensivo. Però quando si è fatto il nome di Todibo, ti dico la verità, a me mi ha un po' sorpreso, perché siamo passati da Calafiori, come dicevi bene tu, partiva da terzino sinistro, poi è adattato a centrale e tutto quello che vogliamo, ma era comunque un centrale ad oggi, lo prendi oggi, prendi un centrale difensivo mancino. Con Todibo prendi un centrale difensivo che fino all'anno scorso non soltanto è destro, ma ha giocato, diciamo, nel ruolo che oggi è di Bremer, cioè come centrale di destra. Ecco, questa cosa ti ha un po' sorpreso tatticamente oppure è l'ennesimo colpo alla Thiago Motta, cioè un allenatore che lui nelle varie interviste ha sempre detto: per me i calciatori devono fare più ruoli, devono sapersi adattare ai ruoli che possono essere, in cui possono essere inseriti. Ecco, da questo punto di vista ti ha sorpreso questa scelta, cioè di un giocatore, come dici tu, anche molto diverso per caratteristiche, oppure è una scelta che ci può stare? No, guarda, ho smesso di ragionare sui destri, sui mancini, su quanti giocatori offensivi provi a mettere, quanti centrocampisti potrebbero stare assieme in un modulo. Beh, con Thiago Motta ci manda i matti, se ragioniamo così ci manda i matti, lo dico con tutta l'ironia del caso, ma no, cioè le logiche sono diverse. Lui potrebbe mettere anche quattro mancini in linea di difesa, tutti e quattro mancini. Non è un problema. Proprio perché, come dicevi prima, la duttilità, l'interpretazione dello spazio da andare ad occupare, l'interpretazione del ruolo, con lui sono altre le logiche. E quindi non mi ha sorpreso perché sono entrato in quest'ottica, anche perché ci sono state anche delle altre indicazioni che abbiamo raccolto in quest'ultimo periodo e che obiettivamente ci portano a pensare che ragionassimo alla vecchia maniera non ci sarebbe come fare la squadra. Hai perfettamente ragione su Todibo. Nella difesa 3 potrebbe giocare al centro al posto di Bremer, con Bremer forse centrodestra, ma tanto anche qui le rotazioni lasciano il tempo che trovano. E oltre alle rotazioni dobbiamo capire poi più in generale come eventualmente ci si va a configurare in fase di possesso e non possesso. Dobbiamo partire da un presupposto. Il lavoro che faceva Calafiori al Bologna probabilmente non lo farà un centrale difensivo alla Juve. Certo. Ma dobbiamo anche ricordarci che Calafiori non lo faceva ad inizio stagione, ha cominciato a farlo da metà stagione in poi. Quindi non mi sorprende se quel lavoro lì finisce a farlo un giocatore diverso, che oggi collochiamo in una zona del campo diversa. Dobbiamo Certo. semplicemente ragionare sulle rotazioni che impone Thiago Motta nelle due fasi e dobbiamo aprirci completamente alla possibilità che un centrale difensivo finisca a fare l'ala destra o che l'ala destra venga a fare, non lo so, la sottopunta. Che il centravanti venga a fare il regista di centrocampo. Se ci sono giocatori con la mentalità
idonea a questo tipo di interpretazione, diventerà una grande Juve. Se ci sono giocatori monotematici, beh, faranno fatica in questa Juve e non renderanno grande questa squadra. È il motivo per cui giocatori importanti, se vogliamo, sono già alla porta. Uno di questi è Chiesa, che sa fare bene il suo ruolo, ma sa fare solo quello. E inevitabilmente la Juve, che dovrebbe rinnovargli il contratto a determinate cifre, preferisce non farlo, preferisce metterlo sul mercato e rinunciare a un giocatore come Chiesa, che è sicuramente importante per l'economia della squadra, ma preferisce farne a meno e magari mettere a disposizione Thiago Motta, un giocatore più vicino alle sue idee.